certo, mi sa che devi essere. Vabbè, moderiamo adesso un po' diciamo un po' tutte le considerazioni tutto insieme, un po' come l'estate, non posso terminare, no? Colmato questa distanza, molto libera, partiamo dalle riflessioni di oggi. Allora, l'interrogativo verso gli Stati Uniti d'Europa, quindi abbiamo detto che abbiamo avuto questi ampi contributi dei supervisori di questa fase. Allora, magari lanciamo qualche ulteriore spunto. Ecco, la cosa che mi viene a pensare dalle macroregioni, no? Abbiamo analizzato questa discussione della macroregione adriatica. Cioè, il punto è come intendiamo il concetto di macroregione? Cioè, li intendiamo come delle forme di cooperazione che vanno a svilupparsi parallelamente, oppure dovrebbe essere proprio qualcosa che va nell'ottica del progetto iniziale del superamento degli Stati nazionali, quindi magari una parola forse è brutta, un smembramento ipotetico per tutto quello degli Stati nazionali, è una ricomposizione. Questo dovrebbe essere. Chi lo interpreta in un modo, ma può essere i sostenitori della regione del nord, no? Quello può essere un'idea. Però io pensavo un altro, che magari, ecco, come si è stato fatto il discorso della vocazione adriatica, dal lato di Arena si è preso un discorso omogeneo, anche se è un po' più ampio il discorso, perché lì andremo a coinvolgere la Spagna, andremo a coinvolgere il Nord Africa. E questo, come possiamo inquadrare questa, anche per capire se gli stati nazionali vedono questa cosa come una minaccia oppure come un qualcosa che è percorribile. Secondo me non è una minaccia, questa non la vedo, non la vedrei come una regione in termini di famiglia. Io dico, sono una cosa, due cose, poi sarebbe meglio qualcosa che hanno lavorato su questi temi delle regioni, della regionalizzazione, del regionalismo, ci possono dire cose diciamo più approfondite. Ma la regione intanto è uno spazio che viene immaginato, definito, perimetrato. Diciamo che questa cosa viene ancora top down, no? Non parte da una riflessione delle comunità che vivono sul confine in Gallo-Sloveno, e quindi è una casella, sicuramente, una casella territoriale. Secondo me non deve necessariamente prefigurare la frantumazione del quadro statale, cioè ci può essere una coerenza statale e appunto il venir meno dell'assolutezza territoriale, come sarà scritto lì, e considerare invece forme di coesione sociale che si sviluppano intorno a ex linee di confine. Poi il gioco sta sempre su quanto si investe in tutto ciò, il tipo di progetto specifico qual è, quali sono le attività economiche che vengono coinvolte, i gruppi e le risorse che vengono destinate, che non possono essere, credo, soltanto le risorse nel caso specifico, no, dell'Italia o dell'altro paese o di altri paesi, dovrebbero avere un riferimento comunicato, perché sennò ovviamente il discorso è più sulla sussidiarietà, però un minimo non ti fare quel gruppo, però così. A me sembra una prospettiva interessante di riarticolazione dei quadri spaziali che può essere effettivamente produttiva poi anche in un senso, come andiamo a dire, molto alto, nella misura in cui c'è anche un coinvolgimento reale, sentito del territorio, ma da parte delle popolazioni stesse, delle società locali stesse, con una visione un po' più ampia, più europea. Io lo dicevo anche prima che c'erano qualcuno, una società europea esiste sicuramente, trasversale ai 27 e passa paesi, perché anche se sono solo 27 quelli del mondo, comunque i paesi europei sono tanti, ed esiste. Che questa società abbia una sua rappresentanza
parallela nelle istituzioni, credo francamente no, ancora oggi. Ancora oggi mi sembrano le istituzioni abbastanza lontane, proprio nell'accesso, nella possibilità di interagire, di studiare, di accedere alle biblioteche, che invece è una cosa molto importante. Tra l'altro, anche spesso rispondo del tutto in rete, ma io sto qua, sono andato a Bruxelles, sono andato a Strasburgo, non voglio stare solo in rete, anche a vedere gli scaffali come è organizzato. Invece ti blocca o può succedere. E bisogna ricordarsi, secondo me comunque sempre una costruzione politica dello spazio europeo, no? La sovrapposizione, la giusta posizione della rete politica a questo territorio è una storia completamente diversa da quella appunto nordamericana o indiana, cioè non è una storia che è venuta dall'esterno per invasione. Non c'è una frontiera europea che è arrivata al canale della Manica, una volta che sono arrivati lì, come in California, via, uniamo tutto. E no, è dall'interno che si è mossa. Quando alla fine della guerra dei cent'anni gli inglesi non ce l'hanno fatta, beh, là è cominciato a costruirsi effettivamente lo Stato nazionale francese e si sono ripartiti Stato sovrano britannico, Stato sovrano francese. Se ce l'avessero fatto gli inglesi a sconfiggere i Mangiarane, no, chiamavano, allora abbiamo avuto una storia diversa. E date invece in questo modo, quindi la costruzione dello spazio europeo parte dal riparo peninsulare dell'Europa e va progressivamente verso est, ma interna a noi, e quindi ricchissima di identità nazionale, locale. Lo dicevi tu, poi la nazione, quella è una che ha vinto fra le tante componenti nazionali che ci potevano essere. Lo scriveva René Galisson negli anni 70-80, la nazione cerchio, alla fine dal confronto, dallo scontro ne è emersa una. Poteva emergere quella patata. basta. Diamo altre voci. A me ha colpito si parla tanto, no? Di crisi politica data da uno strapotere finanziario. Sembra che in Europa, visto che abbiamo più realtà nazionali diverse, il discorso si va a moltiplicare. Cioè, se in Italia il potere legislativo comunque è sottoposto a un potere finanziario, in Europa abbiamo questo problema per tutti gli stati, quindi ci troviamo davanti a questa immobilità di potere politico, di presa di potere politico. Cioè, è possibile che sia questo il motivo di un mancato disegno politico in Europa? Non so, io sono sempre molto la vendetta. Aspetta, come si fa a mettere lo silenzioso? C'è pure un nome, quello americano, che ci ha cambiato la vita, eh? È stato ricordato di recente, che ha fatto 80 anni. Allora, io ho pensato questo: quando cadde l'Unione Sovietica, io mi trovai vicino a uno in aereo che soffriva molto per l'Unione Sovietica, un signore di una certa età, e mi disse: l'Unione Sovietica è stata distrutta dai suoi nemici, il che è la parissiana, cioè degli amici no. Ma la questione che mi è venuta subito dopo è stata: e come è stato possibile? Perché il sistema aveva, senza fare delle debolezze tali per cui è stato relativamente facile, è stato possibile disintegrare il sistema. Il sistema europeo, nei confronti del sistema finanziario, ha parzialmente lo stesso tipo di problematica. Non è un sistema che non sa la difficoltà delle relazioni con il resto del mondo
in particolare con la finanza, eccetera, eccetera. Il sistema che lo sa, e lo sa sia perché dopo 50, non so neanche, tanti anni di Unione Europea, ormai queste questioni sono state certamente discusse in seno al Consiglio Europeo, al Parlamento, alla Commissione, eccetera. Ma lo sa anche perché non è che questa finanziarizzazione del mondo sia venuta, cioè il giorno è arrivata la finanza, oddio, ci sono i soldi in giro che si fa. È venuta in un periodo di tempo, in un periodo di tempo abbastanza lungo. Cioè, fate conto, almeno 30 anni, in cui si sono accumulate varie situazioni. Parzialmente queste situazioni sono state favorite dagli Stati europei, parzialmente sono state contrarie. Quando nel 1992 si fece il trattato di Maastricht, erano presenti queste questioni, era presente la questione della globalizzazione, perché una delle ragioni che aveva spinto già Delors a lanciare l'atto unico era questo arrivo di questa Organizzazione Mondiale del Commercio, che era un po' il simbolo di questa globalizzazione. Perché la fine dell'Unione Sovietica era assai evidente, e anche il fatto che proprio in quei paesi c'erano degli assalti finanziari di dimensioni assai impressionanti. Ci si era resi conto che la moneta unica era anche uno strumento per garantire un ruolo dell'Unione Europea nel sistema mondiale, quindi l'importanza nodale della finanza, tanto considerata al punto da lasciare andare un po' lo sviluppo dell'economia reale. E ci siamo trovati di fronte a un mondo finanziario cattivo, perché sono tutti cattivi, hanno anche dei difetti fisici orribili, ma questi banchieri non sono scesi dal pianeta Marte e sono venuti a salire l'Europa. Si è creata una logica per cui hanno avuto dei comportamenti dannosi per l'Europa. Ora, il problema dell'Europa, secondo me, non è tanto il fatto dell'accumulazione degli attacchi, e anzi, almeno apparentemente dovrebbe esserci una compensazione. Se la reazione che all'inizio fosse stata diversa, debolezza di uno, forza dell'altro, si compensavano nel mercato finanziario, e quelli che facevano questa guerra finanziaria devono anche andare a farsi finire, e non è stato fatto. Cioè, è un sistema che in sé dispone della forza e non ha gli strumenti per provarlo, per esercitarlo. Guardate, io faccio un esempio militare, banale, a un certo punto l'Italia compra visibilio di caccia bombardieri americani, caccia, non so cosa sono, così, saltando il sistema europeo. Eppure ci sono dal 1996 perlomeno degli accordi militari di divisione dei compiti, cioè le forze armate degli Stati membri, e relative al provvigionamento. Questo naturalmente avrebbe dovuto, per esempio, valorizzare all'estremo l'industria europea. 135 cacciabombardieri sono americani. Avrebbe dovuto permettere di evitare degli acquisti così massicci di mezzi a funzione monostatale, perché il sistema era pensato in termini europei. Non l'abbiamo fatto, sulla una situazione di debolezza, spesa e rischio maggiore. Non che qualcuno c'è tanto di mortale la revisione di 135 cacciabombardieri, due portaerei, non so cosa. Però effettivamente, di fronte alla difficoltà, lo scoordinamento del sistema europeo comporta un rischio maggiore. Però noi siamo messi un po' con le nostre mani nelle condizioni di non resistere o di resistere male a certi attacchi esterni. Direi che, come erano cominciate le cose, anzi, è andata anche troppo bene, perché ci è costato il fin mondo in termini sociali, un disastro, però è andata anche troppo bene perché c'è l'euro, perché non ci sono più paesi che rischiano immediatamente di avere un problema di liquidità, e però l'attacco è stato possibile grazie alla debolezza dell'insieme del sistema europeo. Avessero attaccato un solo paese connesso dall'Unione Europea, o sarebbe andato come in Argentina, un governo non più autoritario, non si dice le parole scorrette politicamente, un governo
identitario e un annuncio al mondo che io non speravo più. Questo sarebbe un disastro per un paese, che significa scarsa credibilità internazionale, significa perdere per i cittadini che avevano investito nel titolo di Stato e cose di questo genere. Da noi non è successo, forse sarebbe successo in situazioni di crisi individuali. Sarebbero bastati i vecchi meccanismi di svalutazione della moneta, di stampa di moneta. C'è chi ritiene che questo sia possibile. In un mondo globalizzato mi fa pensare. C'è anche chi immagina che per evitare di andare all'estero sia possibile creare una moneta parallela interna che concerne le imprese, che permette scambio di servizi e prodotti tra le imprese, sull'esperienza dei buoni tedeschi dell'inizio del nazismo, che effettivamente permise un grande sviluppo immediato della Germania. La conseguenza però forse non diretta, la sapete tutti, insomma, fu un po' pesante. Oltre a essere necessario per garantire una moneta che non esiste e che ha valore solo perché si impone questo valore, sia necessario un'organizzazione statale di tipo un po' meno democratico del nostro. Quindi non credo che un sistema nazionale avrebbe resistito meglio all'attacco della speculazione. Ovviamente sarebbe stato diverso il tipo di attacco della speculazione, perché naturalmente, certamente, tra quelli che hanno organizzato questa operazione c'erano anche che speravano di sopprimere, di combattere, di farlo crollare e di creare un vantaggio economico da questo crollo. Quindi gli attacchi sarebbero stati di natura diversa, ma io non credo che la resistenza sarebbe stata migliore. D'altra parte, alla fine il sistema ha compensato fra punti forti, momenti forti e punti deboli. E si è anche dimostrato una questione, che una parte di questo attacco e della propaganda che se n'è fatta è stata relativamente scorretta. Perché, a parte le ultime tranche di aiuti che sono virtuali, i primi tranche di aiuti sono costituiti in versamenti sostanziosi di paesi in difficoltà, oltre che la Germania e la Francia, come l'Italia e la Spagna, e quindi hanno mostrato che anche di fronte alla crisi, la crisi non era quella annunciata e minacciata, certamente di grado leggermente inferiore, era possibile reagire. Io credo che questo sia un elemento di positività sul quale bisogna pensare per il futuro. D'altra parte, quello che diceva all'inizio, scusate, sono un po' lungo. Quello che dicevo all'inizio sul fatto che c'era tutto un settore che non è inciso, cioè il settore cosiddetto comunitario, guardate, non si riferisce a qualcosa di astratto, di buonista, si riferisce per esempio a questioni come il commercio, la circolazione di prodotti, la circolazione di lavoratori, la circolazione di capitali, eccetera, che questi esistono e che erano un elemento di solidarietà obbligatorio. Non è che se l'Italia crolla la Germania fa festa, se l'Italia crolla è un bel... è un bel problema anche per la Germania. Se la Francia dovesse avere una difficoltà commerciale grave, una difficoltà grave, ma credo che tutta l'Europa avrebbe una difficoltà commerciale grave, e quindi alla fine necessariamente male per certi aspetti l'elemento di solidarietà prevale. Però questo non impedisce di dire che una delle cause gravi della gravità della crisi europea e anche la debolezza del suo sistema istituzionale. Questo è, penso. Volevo spostare un attimino l'attenzione dall'aspetto propriamente geopolitico a qualcosa che riguarda più le politiche di coesione e l'erogazione di fondi. Secondo voi questa mancanza di costituzione degli Stati Uniti d'Europa quanto incide sull'erogazione di fondi e fondi strutturali ai vari stati, e soprattutto la mancanza di metodologie univoche di progettazione in tutti gli stati membri, quanto incide poi sulla qualità del prodotto progettuale, ovviamente, e se incide, perché potrebbe anche non incidere affatto? Quindi la domanda è: se ci fosse già davvero Stati Uniti d'Europa, avremmo migliori politiche di coesione? Io direi no. No, anzi, perché probabilmente se
avessimo già raggiunto quel quadro di riferimento, ci sarebbe anche una minor necessità di coesione territoriale, ci sarebbero probabilmente già dei meccanismi più consolidati di riformazione delle pratiche. Sul prodotto, secondo me il prodotto poi è una questione più di ricevere che non di propone. Certo, i loro forum sono complicati, come sai, chiunque poi si avvicina. Beh, al di là del... Però poi il prodotto è... Sì, no, io mi riferivo in modo particolare alle metodologie che la comunità europea consiglia, diciamo, a tutti gli stati, però chi lavora nella progettazione sa benissimo, io parlo per l'Italia perché certo, lavoro qui, che sono metodologie che non vengono neanche sfiorate proprio nella composizione dei form, per esempio la sollecitazione a partire con progettazioni che vengono dalla rilevazione dei bisogni e non più imposte dall'alto, sono cose alle quali noi ancora non ci uniformiamo, come non vengono prese in considerazione nella valutazione delle proposte progettuali. Quindi questo in qualche modo, magari se ci fossero già gli Stati Uniti d'Europa, avrebbero anche la possibilità e il potere, tra virgolette, di imporre delle metodologie più standardizzate, che probabilmente migliorerebbero i risultati. Più precisione del fatto di non dare soldi. E no, il problema è che agli Stati li danno ugualmente, se poi sono gli Stati membri che li erogano. Sì, però infatti che sono indietro, buona parte. Per la mia impressione è che adesso c'è un deficit di implementazione, ma mostruoso. I nuovi regolamenti saranno molto più cogenti, proprio sulla formazione di progetti, eccetera, sulle finalità, saranno molto più cogenti, sempre che vengano trovati, diciamo, in fase di discussione. Ma anch'io credo che non sia un legame diretto tra efficacia del sistema di coesione attraverso i fondi e Stati Uniti d'Europa. Forse, come diceva il Presidente, ci sono più ragioni di coesione normativa con gli Stati Uniti d'Europa, ma non necessariamente sul piano di un... Cioè, anche negli Stati Uniti quando sono spiegati aiuti ci sono stati risultati migliori in alcuni stati, migliori in altri. E lo stesso se guardate oggi le regioni cinesi, ci sono quelli che schizzano, quindi quelli che ricevono i soldi e fanno fermi, cioè. E secondo voi il fatto di allacciandomi a quello che diceva lei del deficit di rendicontazione, secondo voi c'è una volontà politica o è proprio superficialità nel non premiare invece quelle progettazioni che magari hanno avuto l'intenzione di dotarsi di un project manager, di fare tutte le fasi di valutazione con coraggio, fare una rendicontazione per bene? Perché non vengono secondo voi premiate questi percorsi, replicati in altri, perché chi si occupa di queste cose sa bene che una delle caratteristiche che ti chiedono è replicabile il progetto, e tu ti spremi lì a spiegare che è replicabile in altri contesti, però non te lo fanno replicare mai. E secondo voi c'è superficialità o c'è qualche motivazione politica, se questo è il termine adatto, perché non si fa questa cosa? Io penso al piano proprio tecnico. Alcuni dei programmi sono per esempio il programma Ex Protes, ma proprio delle funzioni di replicabilità, cioè il suo scopo non è di fare mai, risolvere un problema, di creare una modalità replicabile, che ha avuto un successo scarsissimo, cioè non tanto perché non siano trovate delle soluzioni interessanti, ma perché poi non sono state applicate. Si discute di queste due questioni, della criminalità e della replicabilità, se ne discute abbastanza in questo momento. Penso che qualcosa uscirà nella nuova programmazione. Il fatto della replicabilità è legato a, secondo me, a un banchetto senso di sussidiarietà, nel senso che io ci trovo una buona soluzione e nessuno si sforza, non ci sono gli strumenti per sforzarsi di sollecitare per essere applicata. Si fanno delle grandi conferenze, però servono relativamente poco, o servono per il caso specifico in cui uno dice: guarda, a Napoli la circolazione funziona male perché ci sono i semafori, e io non li uso, così funzionerà meglio. Ma sono relativamente occasionali. Questa è una questione che non va bene,
va bene, questo è un limite. Ripeto, nei nuovi regolamenti c'è una maggiore attenzione a questo, però poi vedere se fare il regolamento della pratica, bisogna vedere cosa succede. Bisognerebbe anche che la Commissione subisse meno la pressione degli Stati nazionali per la sapere qualche volta, per non fare troppa attenzione a quello che succede. Questo è un altro elemento che sarebbe importante. E un'ultima cosa, poi scusate, approfitto, il discorso di tirare fuori i fondi ricevuti dalle regioni italiane, intendo dal patto di stabilità, ci si arriverà, secondo voi, giusto oppure no? Perché, ripeto, per chi si occupa, sa che uno dei problemi fondamentali delle regioni ti dicono noi sviluppiamo bandi e progettazioni perché abbiamo questo cappio al collo del patto di stabilità, quindi non possiamo erogare fondi altrimenti sforiamo. È una scelta nazionale. E quindi non si intravedono, secondo voi, horizon per questo, no? Non cambierà. Se ci si arriverà è troppo difficile, non pensare sì, no. Però appunto la dimensione più nazionale. Sì, sì, infatti dicevo rispetto alle regioni italiane. Certo. Una questione prima, appunto, preferisco pensare alla superficialità. Anche in relazione ad un sistema, a dei sistemi essendo codificati, standardizzati, alla fine sono anche, come dire, semplici ma ottusi. Quindi obbligano a certe pratiche, che però non è detto che siano le pratiche più intelligenti per arrivare a certi risultati, ma non le puoi cambiare perché il sistema è quello, perché il programma operativo è quello, come peraltro avviene in altri ambiti delle nostre istituzioni accademiche, dove se sbagli un codice questo tipo di disciplina non può essere recuperata, va bene. Credo che ci sia un problema di questa sulla faccenda di uniformare. Io sono più a favore della povertà, cioè che ci siano esperienze che davvero emanano da diversi contesti nazionali, regionali, subregionali. Ovviamente poi ci deve essere, però, chiaro, un vettore linguistico comune che dobbiamo condividere per forza. È tutta una metodologia. Sì, però anche deve essere leggibile da tutti, che sia l'inglese, l'inglese, vabbè. E certo è paradossale che sia l'inglese in Europa, no? Però, però ci deve stare, io devo poter leggere, verificare come chi ha fatto, ecco, l'Europa, la greca o l'irlandese, piuttosto che un'uniformazione in generale, anche se non è quello che tutti i ragazzi devono andare comunque, tutti standardizzati. Non sono molto d'accordo sulla standardizzazione del metodo. Perché è vero che c'è un metodo che viene insegnato, trasmesso, che presuppone quella, più che altro proprio un'impostazione mentale, cioè incominciare a fare l'analisi dei bisogni territoriali, da lì incominciare a individuare l'azione per un obiettivo specifico, per generarci. Il problema qual è? È che è un'impostazione che può essere giusta o sbagliata, dipende poi dall'idea progettuale in cui si realizza. Più che altro il problema è come, soprattutto per i fondi diretti, vengono gestiti in Italia. Cioè, c'è sempre la corsa a fondo, no? Esce il bando Pinco Pallo e noi stiamo lì a dire facciamo un'idea così ci finiamo. In realtà questa è un'impostazione che ci abbiamo noi, cioè non è una questione del metodo o di standardizzare un metodo, ma se noi abbiamo questa impostazione che appena esce, cioè non è che ho un'idea data da un'analisi, da un percorso, aspetto che esce il bando adatto, ma esce il bando e mi invento un'idea. Abbiamo sicuramente un livello delle idee bassissime, perché poi quella. E poi abbiamo comunque molte fondi che tornano indietro, quindi è un circuito
secondo me una... Questo dipende dalla strutturazione dei campi, però, perché sono talmente specifici che difficilmente riesci ad adattare un'idea nata da un percorso a un bambino. Sì, però poi il problema è che cioè, ci troviamo in, e questo non so se superficialità, io userei ignoranza, cioè, che è un termine forse un po' più, però è questo. Ignoranza reciproca, no? Che si spiega via a proposito di un'altra cosa, io non l'ho usato l'ignoranza. E io invece la voglio sottolineare. Anche perché penso che l'analisi dei bisogni territoriali, quando l'analisi dei bisogni territoriali deriva esclusivamente, lo dico con il massimo rispetto, da Wikipedia, è finito. Cioè, non c'è cosa più profonda del territorio, non c'è cosa che ha più bisogno di essere capita attraverso i saperi locali di lunga durata, non la puoi tenere sulla superficie, non è possibile. Fino a che penseremo che invece anche questo può essere oggetto di questo surfing continuo che ne facciamo, e allora, ma quale bisogno territoriale? Poi per il bisogno territoriale, e qui è una provocazione che faccio al... l'analisi dei bisogni della cooperazione internazionale, cioè quella che negli anni 80 ha costruito posti a morire, scuole così, senza però una reale interpretazione dei bisogni. Non dico che il pozzo non è fondamentale nei paesi, però forse in quel momento non era quello di cui si aveva effettivamente bisogno. Assolutamente. Guardate, sui programmi comunitari non sono fatti per realizzare obiettivi concreti, sono fatti per realizzare obiettivi comuni. Per esempio, attualmente nei nuovi regolamenti dell'Europa 2020 14 iniziative fare sono un must. In secondo luogo, e quindi questa è una questione che sfugge molto spesso a chi si occupa di fare progetti, eccetera. Mi sa che non sono mai capitato, una regione diversa dalla Campania, dovevo insistere perché prendessero in conto il fatto che i loro bellissimi progetti dovevano in qualche modo affrontare i temi voluti dal sistema comunitario. Se io pago, io per raggiungere gli obiettivi, non perché sono buoni. Secondo elemento è che è vero che i bandi escono a un certo punto, ma uno, sono annunciati. Due, esiste la possibilità attraverso le autorità regionali di far conoscere l'interesse. Allora, il rischio dell'idea all'ultimo momento è quello lì, ma se l'idea viene un po' prima, c'è sempre meglio modo di farla arrivare, di dargli una possibilità di avere un risultato. E ho l'impressione che con nuova programmazione questo sarà molto più rigido. Gli obiettivi diventano un elemento fondamentale, come i risultati, come l'adeguamento delle iniziative ai piani nazionali e regionali. Cioè, questi tre elementi dovranno coincidere. Se non coincidono, c'è il rischio di difficoltà maggiori, tanto per i fondi dei fondi, quanto per i fondi a gestione diretta. E credo che sia un po' particolare la cosa. I bisogni dei territori sono importanti, ma devono essere rappresentati come obiettivi comuni, se no perché dare soldi comuni? Questo è un po' più. Ma questo rispetto alle progettazioni di un'azione diretta della comunità europea o anche per. Anche per il resto, il regolamento generale sui fondi e di rigidità su questo. Se viene applicata così com'è, se io non metto inserire a fare 14 per questa ragione, corrispondenza con gli obiettivi, corrispondenza col piano regionale, eccetera, eccetera, un po' per i soldi. C'è la convinzione che nel sistema scientifico, ho assistito a qualche discussione, c'è la convinzione che uno degli effetti dei fondi strutturali, così come dei fondi a gestione diretta, sia la gestione a pioggia, cioè si danno perché qualcuno li chiede. Invece l'idea è opposta, si danno perché vogliamo raggiungere tutti insieme un certo obiettivo. Questo è un po'
la logica del sistema. E mentre nell'ultima programmazione era relativamente un auspicio, in questo è formato in termini vincolanti. Adesso ripeto, probabilmente non sono stati approvati, quindi non è possibile fare uno schema che ce l'ha, ma è formato in termini molto più vincolanti. Penso che l'espressione sia cambi sia per il fondo di gestione diretta che in qualche modo per il fondo di strutturale. Ci vedremo. I regolamenti per forza. Anch'io vi devo mettere i miei obblighi. E c'è tanto di stare a casa. Sì. Posso io? Rientro un po' nell'ambito geopolitico, però. Più che una domanda è una provocazione. Quanto siamo in grado di pensare a degli Stati Uniti d'Europa se siamo in un contesto in cui l'Italia è stata lasciata praticamente da sola a fronteggiare il problema dell'immigrazione clandestina, volutamente da sola, di queste persone che vi chiedono aiuto, ma come dire, l'Europa ha detto: voi siete porta di immigrazione, loro fatevi entrare, però da noi poi non vengono. Cioè, è un po' duro da fronteggiare da questo punto di vista con la loro. Non mi sembra avere il 100% questa affermazione che si dica anche io fare dal governo italiano. Ma non è una considerazione, cioè nel momento in cui comunque l'Europa ti dice sì, venite, prego, noi dobbiamo essere accoglienti, io sono la prima che dobbiamo essere accoglienti, però poi dopo non permettono che questi immigrati si possano istituire nell'Unione Europea, ma che restano tutti da noi. Tanto che i giochini di cui i miei risultati che vengono dall'altra parte non dovrebbero più gestire, se ne accorgono anche i francesi, che pure sono quasi dei genti. Cioè, bisogna anche e poi sollecitare la partenza di queste persone, trattando che mettendo le condizioni dei nostri centri di accoglienza, che sono giusto un po' peggio dei più giovani. E allora a quel punto voglio capire, quella è una spinta alla ricerca di una soluzione. Per il resto, può darsi che non sia stato sufficientemente generoso l'Unione Europea, però non è vero che l'Italia è stata lasciata sola, quello che ho visto, né in termini finanziari né in termini militari. Come politiche, però, nel senso proprio le politiche nazionali, cioè gli Stati Uniti, cioè i vari Stati membri dell'Unione Europea, si sono imposti abbastanza duramente su questa cosa, poi che l'Unione Europea in sé pratica con le politiche di accoglienza, sì, ma non mi risulta che gli Stati membri insomma siano stati così gentili, generosi. Però diciamo poi anche un'altra cosa, ricordiamoci anche un'altra cosa. È vero sicuramente, no, che l'Unione Europea è cosa diversa, rappresenta comunque un percorso di evoluzione rispetto alla comunità economica europea. Però abbiamo una storia dell'immigrazione in Europa che è molto più remota di quella di tutti gli 10 anni. Che è vero che non si era, come dire, tenuti a cooperare con la Germania e con il Belgio nel momento in cui le ondate migratorie dal Nord Africa andavano dritte in quei territori. Però fatto sta che soprattutto Belgio, soprattutto Germania, soprattutto certe regioni della Francia hanno dovuto fronteggiare quel problema, chiamiamolo proprio così, no? Dell'inserimento dei meccanismi nel mondo del lavoro in contesti nazionali europei. Ci sono stati che hanno voluto affrontarli con grande determinatezza, con grande serietà di regole, con leggi sui movimenti migratori, un po' migliori, anche se scritte 20 o 30 anni prima, della Bossi-Fini. E che dobbiamo fare se il legislatore tedesco della Germania occidentale degli anni 70 è riuscito a far meglio del legislatore italiano made in Unione Europea negli anni recenti? Per cui la questione, secondo me, va oltre l'ambito Stati Uniti d'Europa,
come poi reagisce un singolo Stato nazionale se ci fosse una cornice già politicamente attiva. Le realtà nazionali che compongono spazi europei, ma sopravviveranno ovviamente alle prossime decine e decine di generazioni. Quindi o si porta appunto lo zucchero, come dicevo l'altra volta, dei tanti contesti nazionali in un caffè comune europeo, oppure sono così utopie. Ma le coesioni, le aggregazioni devono avere degli elementi di realismo forte. Usiamo la parola che usano le non provocazioni. L'Arab Spring, no? Primavera araba. Ma è davvero la scala araba quella in cui dobbiamo leggere queste cose? O invece è più corretto leggere le diverse primavere nazionali? Tunisina, egiziana, siriana, se andrà a buon fine e così via. Non so quanto sia arabo, no? Nel senso poi di attenzione, di solidarietà, di visione sulla materia. Panarabismo è una grandissima immagine nasseriana, ma è una grandissima immagine. Perlomeno non è ancora diventata una realtà. Dovrebbe diventare un'Europa. Ci sono politiche che non sono fatte bene, e poi appunto non mi pare anche a me che siano proprio casi solissimi a fronteggiare. Poi la verità è che dovrebbero dire alcune forze politiche con grande semplicità: noi non li vogliamo e vi rimaniamo, ma senza sceneggiare. Se tu c'hai l'assessore razzista che va a vedere la partita, ma dentro tu, quello è una realtà. Ma poi ci sono anche altri argomenti che qua vengono un po' trascurati, è il rapporto di questa Europa con questi paesi del Mediterraneo, dove provengono tante persone, insomma, e che rifletta una, che secondo me è una delle crisi proprio europee, perché io mi ricordo quando erano giovani che tutti alzavano questo slogan dell'Europa. Ma non era perché l'Europa era paese di ricchezza, perché l'Europa era paese di valori, della libertà, della democrazia. Vediamoci il premio Nobel che è stato dato ora all'Unione Europea, che tutti guardano l'Europa non merita, non merita, ma perché la maggior parte sono giovani magari che non si ricordano di quanto è, come era l'Europa fino a 50 anni fa, di tutte le cose atroci, dei rapporti atroci, micidiali che c'erano tra questi stati. Che c'è da dire che comunque è stato, malgrado tutte queste complicazioni, comunque è stata una fase che è stata superata positivamente, se non a caso è stato dato. Poi il rapporto poi dell'Europa in generale, di ogni stato, singolo stato dell'Europa, con questi paesi del Mediterraneo e del Nord Africa. Vediamoci che per noi, gli arabi, insomma, l'Europa era il colonializzatore, e questa è la storia, insomma, possiamo chiamarla come vuoi, ma questa è la storia. Era il colonializzatore, andata finita la colonializzazione, erano quelli che hanno dato il sostegno ai dittatori. Gaddafi era sostenuto dall'Italia, da questi paesi che per noi l'Occidente, la democrazia, la Tunisia lo stesso, perché poi non è che automaticamente questi paesi sono legati alla povertà, c'è più risorse di là che da queste parti. Ci sono più soldi di là, è assurdo dire guarda, c'è questi extracomunitari scappano dalla fame, non è così, non è questa la realtà, ci sono più risorse, solo che qua ci sta una classe politica, perché poi la politica estera non è fatta di ideologie, non è come la politica interna, la politica estera è fatta da interessi, specialmente negli ultimi 15-20 anni, vale solo l'interesse economico del paese, questo vale. Infatti uno dei problemi che c'è ora, attuale, del Ministero degli Esteri americano, della Clinton, proprio questo, che la politica estera la DC, il Consiglio di Sicurezza Nazionale, e quindi lei è come un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che è fatta di interessi. Ora l'Europa ancora non si è svegliata per vedere questo tratto di storia che è molto determinante per il futuro dell'Europa. Questo estremismo, questo integralismo che vediamo nei paesi arabi non viene dal voto. Chiaro che povertà, oppressione, queste cose non può creare, non lo so che cosa.
li crea solo estremisti. Questo accade anche qua, ci sono anche qua a Napoli, quartiere dove c'è più oppressione, più povertà, eccetera, ci sono fenomeni aggressivi, spaventosi, eccetera. E si continua a non vedere questo rapporto che non è sano tra l'Europa e l'altra parte del Mediterraneo. Secondo me il futuro, infatti, dell'Europa è più verso, anche i fondatori dell'Unione Europea vedevano più al Mediterraneo che all'Europa di l'Est. Poi ovviamente c'è stata l'apertura all'Europa di l'Est perché c'era l'Unione Sovietica che faceva paura, quindi doveva essere sbriciolata, eccetera. E poi di là, infatti, poi ultimamente sì, c'è questo sguardo verso il Mediterraneo, però che non è nemmeno tanto sano, perché non si guarda al Mediterraneo come una risorsa di ricchezza, come una risorsa culturale che può arricchire, eccetera, ma come una cosa che spaventa, come un pericolo, ecco, come un pericolo. Però questo comunque è un fenomeno degli ultimi 20 anni, perché non era così prima. Insomma, fondatori dell'Unione Europea era tutta un'altra ideologia. Eppure noi nel mondo arabo, quelli che facevano tipo per questa Unione Europea, non guardavamo mica alla ricchezza dell'Unione Europea, guardavamo ai valori dell'Unione Europea, perché da giovani vedevano che in Europa c'è tutto questo tasso di libertà, eccetera, e quello era il... La regressione culturale è indubbia, no? Sia alla scala nazionale che a livello internazionale. Io sono stato la prima volta in Marocco nell'81 e sono stato infinitamente meglio che nel 2007 dal punto di vista della condizione sociale complessiva, dalla percezione della sicurezza comune e così via.